Salve YouTube, purtroppo sono Filippo Messina e vi do il bentornato a questa nuova puntata della rubrica Vi racconto un fumetto. Prima di cominciare desidero ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al canale. Siamo ancora un numero ristretto, ma la principale spinta ad andare avanti e a continuare a fare video siete voi che mi sostenete, dimostrate di apprezzare queste cazzate, seguendole e condividendole. Quindi un grazie di cuore, ci sta tutto e la sigla è per voi. Ed eccoci qua. Una notizia che ho il piacere di darvi è che in questi giorni AltroQuando si è costituito in associazione culturale, inaugurando così una nuova fase di quella che è la sua attività ventennale. Eh sì. Ma per chi non segue il nostro blog, chi o che cosa è questo AltroQuando? Una volta e per tutte. La parola AltroQuando, da quando è comparsa per la prima volta tanti anni fa sul secondo speciale di Dylan Dog, è stata utilizzata in tutta Italia, un po' da tutti, è stata nome di attività commerciali, di circoli, di tante cose. Ma nella città di Palermo, dall'inizio degli anni 90, è legata esclusivamente al nome e all'attività di Salvatore Rizzuto Adelfio, un personaggio di artista anarchico come oggi non ne nascono più. Nel 91 Salvatore fondò la prima storica fumetteria palermitana, chiamandola per l'appunto AltroQuando. Una fumetteria che però nel corso degli anni andò lasciando un po' da parte la sua anima commerciale, perché si trasformò presto in quello che era più che altro un centro culturale, dove si trattava di fumetti, ma era soprattutto uno spazio espositivo per mostre, per la promozione di lavori di artisti emergenti, per la divulgazione della controcultura, della cultura LGBT e di tante altre cose. Dopo oltre 20 anni, tanta acqua sotto i ponti, la libreria AltroQuando di Salvatore Rizzuto Adelfio, con tutte le sue particolarità, a Palermo non esiste più. Risorge con questa associazione culturale che si propone di seguire la traccia della nostra vecchia attività. Continueremo a occuparci di fumetti a 360 gradi, ma spazieremo nella promozione delle arti alternative, nella controcultura, nell'impegno sociale. Data questa notizia, vediamo chi c'è di scena. Peppe Ferrandino sarebbe un nome illustre nel panorama del fumetto italiano. Purtroppo negli ultimi anni è stato un po' dimenticato, anche perché ha preso altre strade, tra cui quella della produzione letteraria, per cui è possibile che lettori più giovani non lo ricordino. Ha iniziato lavorando per l'editoriale Eura e scrivendo racconti autoconclusivi su Lancio Story, ma poi ha spaziato in molti altri generi, ha pubblicato su Comic Art, si è fatto notare con i suoi racconti noir sulla rivista Nero della Granata Press, ma è ricordato probabilmente per aver realizzato alcune storie storiche di Dylan Dog. Vivono tra noi, Ti ho visto morire, Il Signore del Silenzio. Anche il disegnatore Bruno Brindisi deve gran parte della sua notorietà all'indagatore dell'incubo. Infatti è stato tra gli illustratori che maggiormente all'inizio hanno contribuito a caratterizzare le atmosfere, il mondo di Dylan Dog e soprattutto la sua originale componente splatter. Spesso, infatti, negli editoriali di Casa Bonelli, Brindisi è presentato come lo splatteroso Bruno Brindisi. E non è un caso se il fumetto che sto per raccontarvi è stato pubblicato per la prima volta durante il primo corso della storica rivista Splatter. Si intitola Self-Service e ne riparliamo dopo. Thank you.
Questa è la gente. E questo è Osvaldo. L'umanità. Dio mi ha toccato! Beh, e che ci avreste? Peggio, molto peggio. Appartieni al mondo. Il mondo. Questo ricettacolo di squallori, di microbi, di caducità, di piccoli esseri insignificanti. Fortuna che ci sto io. Corpo da culturista. Denti splendidi. Intelligenza, cultura, saggezza. Non mi manca nulla. Ma Dio mio, è terribile sapere di essere l'unico degno di stima fra tutta questa gente squallida e ributtante. Sì? Osvaldo, sono Rita. Con i colleghi dell'ospedale usciamo per una pizza. Sei con noi? Con tutta quella gente, Dio mio, e poi la pizza. Mi fa senso, lo sai. Oh, beh, fottiti! Ma visto che tutto ti fa schifo, un giorno devi spiegarmi che cosa mangi per campare. Cosa mangio? Già, questo è il problema. Finora sono andato avanti con vitamine e cibo liofilizzato, ma adesso non sopporto più neanche questo. Ormai tutto quello che mi viene da questo tetro mondo mi sa di marcio e contaminato. E io, misericordia, non so più cosa fare per sopravvivere. Ma che colpa ne ho se sono perfetto e ho bisogno di cibo perfetto? Sì, perfetto. Il mattino dopo, nell'ospedale in cui Osvaldo è capo contabile. Ehi, che fai? Lo sai che è vietato aprire l'armadietto degli anestetici? Controllo le giacenze, Rita. Bisogna fare alle nuove ordinazioni. Bene, sono riuscito a rubare il termoglat. E ora, a stasera. E quella sera? Il momento della verità. Bene, non sento più l'alluce. L'anestetico ha già fatto effetto. E ora, tenaglie! Eccola qui, la carine della mia carine. Una veloce medicazione al piede e poi in cucina! Che profumino! Dio non deludermi, fa che la mia teoria sia giusta. Ma è sublime! Mai provato niente di così eccezionale, ma lo sapevo io! Da un essere perfetto poteva venire solo cibo perfetto. L'unica tragedia è che sa terribilmente di poco. Beh,
A questo punto, visto che ho fatto 30, tanto vale fare 31. La notte passa sulla città ignara e al mattino... Osvaldo, sono le 10, perché ancora non sei qui? Il primario ha già chiesto di te un sacco di volte. Digli che sono malato. Malatissimo. Allora ti mando un medico. No, non azzardarti. Ho solo bisogno di riposo. Ma di che sei malato? Di una malattia che si chiama fame. Fame di me stesso. Sono troppo, troppo buono. Sono il cibo degli dèi. Vorrei divorarmi tutto. Ormai sono come un drogato. Non posso farne a meno. Ma se continuo, vado incontro a una ovvia autodistruzione. E allora cosa faccio, mio Dio? Mi mangio o non mi mangio? Dio mio, Dio mio, mi viene da piangere tanto sono squisito. Sono il massimo, la perfezione assoluta. E quei miserabili esseri di fuori non potranno mai sapere quale scrigno di tesori sto assaporando. Ma ora che ho scoperto il sublime, non mi fermerò più. Voglio mangiarmi tutto. Licenzi? Ma sei pazzo? Aspetta, ti passo il primario. Inutile, ho deciso. Nei prossimi giorni ho troppo da fare, troppo tempo da recuperare. Recuperare. Osvaldo recupera benissimo. Il salmì brasato alla tartara, alla Wellington. Non si risparmia nessuno dei modi più succulenti per cucinarsi. In un furore epico, egli continua a dar fondo alle sue scorte. Finché un brutto giorno... Ma cos'è questa puzza? Dio, sto andando a male! Il mio cibo! Non è possibile! Non è giusto! In un'impari lotta contro la putrefazione, il povero Osvaldo prova di tutto. Affumicamento, congelamento, cauterizzazione. Ma infine, rassegnato e stoico, egli accoglie l'unica decisione che ogni brava massaia prende in questi casi. E il suo ultimo pensiero, ovviamente, è... Che spreco! Tutto questo ben di Dio! E questo era Self Service di Ferrandino e Brindisi, pubblicato per la prima volta sul numero 5 della rivista Splatter nel 1989. Un fumetto che negli anni è diventato un piccolo cult, tant'è vero che per il lancio della nuova serie di Splatter, l'edizione per Lucca Comics and Games 2013, sfoggia sulla confezione del primo numero proprio le tavole di questo racconto. Come commentare Self Service? Un fumetto horror di poche pretese, ma che sicuramente c'entra il bersaglio. E che non manca neppure di una sua originalità. Non ha bisogno di serial killer, non ha bisogno di mostri zannuti. Porta in scena una storia di narcisismo estremo che sconfina nell'autofagia.
con esiti discretamente disturbanti, mescolando ironia e orrore. Un gioiellino del perturbante che rappresenta uno dei punti di eccellenza di questa rivista. Ricordiamo anche che di Self Service esistono dei seguiti, sempre scritti da Ferrandino ma realizzati da disegnatori diversi. E, paradossalmente, anche i seguiti non sono affatto male, non mancano di un loro interesse. Sono stati raccolti anni fa in un volume unico, mentre il primo capitolo lo trovate nell'antologia di Splatter edita dalla Rizzoli Lizard. Non so voi, ma è questo il tipo di splatter che garba al sottoscritto? Beffardo, ironico, imprevedibile, con una forte idea alla base. Ferrandino, ci manchi. E anche per questa volta è tutto. Difendete i vostri sogni. Alla prossima.